Si parte sempre da un binomio apparentemente perfetto, che nella realtà non è così idilliaco. I due protagonisti sono la natura e l'uomo. Quest'ultimo, con le sue azioni, varia l'assetto generale dell'ambiente in cui egli stesso vive, opera e lavora, interferendo quindi con la natura stessa. In Europa, 340.000 siti sono inquinati da idrocarburi provenienti da industrie ed emissioni di inquinanti derivanti dalle macchine. Il 15% di questi siti sono ribonificati attraverso un processo chiamato biorisanamento, che si basa sul metabolismo microbico di determinanti microrganismi, in grado di biodegradare o detossificare sostanze inquinanti. Questi microrganismi si nutrono degli idrocarburi presenti nei suoli inquinati. Grazie a questi processi otteniamo un terreno pronto per essere utilizzato come aree verdi, parchi e zone naturali.